settimana a tutti e commentate in tanti. Bene, bene, eccoci qua. Come ha detto Dani, fra poco ascolteremo la canzone. Intanto vi volevo salutare, come va? Tutto bene? Commentate in tanti, buona settimana. La prossima settimana e subito dopo di noi ci sarà Aldo. Grazie e arrivederci. Se la vita che dai a chi ti chiede aiuto, se il pensiero che hai è già concreto in me, la preghiera che fai è il credo che ho cercato, un sapore che ormai io non baciavo più, e mi abbandono a te. Mia pace stabile ed abbandono tutti i miei sé. Bye.
l'ultimo brano dell'album è scusa in italiano, l'album è scusa si intitola Resta in ascolto, però la canzone in italiano che abbiamo sentito non è Resta in ascolto ma Mi abbandona te, una canzone in cui praticamente il testo è stato scritto da Madonna, è un testo che mi piace molto. Praticamente la versione in spagnolo della canzone si titola Me abbandona ti, proprio ti, così con la I. Ok, buon ascolto della canzone, vai con la canzone. Si la vida la das a quien te pide ayuda, si en tu alma no hay una sombra de maldad, rezas una oración, es el credo que esperaba, busco la dirección que no pude encontrar y me abandono a ti. Una paz estable en mí que está repleta de quietud. You'll always be a part of me. Quédate en el viento que ha soplado. You'll always be inside of me. Quédate. Suspendida en el cielo, ligera y sin cadenas. Cuando estás junto a mí, me entiendo mucho más. Solamente seré esclava del silencio. Contemplándote a ti, comienzo a revivir. Y me abandono a ti. Una paz serena en mí que está repleta de quietud. You'll always be a part of me. Quédate. Está repleta de quietud. You'll always be a part of me. Sigo aquí en el viento que ha soplado. You'll always be inside of me. Aquí, en el sitio que encontrar.
Ciao, che bella canzone! Non lo so, non ci vuoi parlare? Spero di sì! Ascolta, mi faccia molto piacere vedere che la professione! Come tenete un mio conoscente? Ma comunque si altro poi vi spiego. No, non vi spiego, ma fino al momento bisogna sapere. Ecco, ciao, vi auguro di trascorrere una buonissima settimana. E a metto con la nuova puntata di Cani Gatti 2 di Andrea Blu.